Bene, buongiorno a tutti. Oggi 1º luglio, sono le ore 9 e 11. Diamo avvio all'inizio dei lavori della terza commissione. Sono presente oltre che me anche la collega Meli. Pertanto, constatato il numero legale, visto che siamo in seconda convocazione, dichiaro aperta la seduta. Bene, segreteria, abbiamo informazioni da dare o no? Se nel frattempo poi chiamate anche gli altri colleghi che abbiamo Paolo, insieme. le uniche due informazioni importanti sono l'arrivo di due delibere, Ah, bene. entrambe di carattere d'urgenza. Perfetto. E allora facciamo una cosa. Per quanto riguarda le due delibere, credo che l'abbiamo già, ognuno di noi ce l'ha nella propria posta elettronica. Sì. Naturalmente dovremmo calendarizzare eventualmente gli incontri, però magari facciamo una cosa. Domani mattina, dipende come finisce oggi il Consiglio Comunale, il contatto di servizio della RAP. Domani mattina ci incontriamo, magari se li mettete allegate entrambe alla convocazione di domani, in modo tale che domani proviamo diciamo, a leggerle se non Gli sono, allegati diciamo. sono tantissimi, Paolo, tantissimi. E siccome dobbiamo leggerle, come facciamo? Potremmo mandare un WeTransfer, Presidente, ve le scaricate nel tablet o nel Sono PC e così avete tutti gli pesantissimi. allegati. Non Scusate, c'è le abbiamo già niente. mandate per email a tutti quanti, quindi tutti quanti ce le hanno, non c'è bisogno di fare il WeTransfer e contro il WeTransfer, ce l'hanno tutti quanti sulla mail. Dopodiché quello che possiamo caricare nella chat, lo carichiamo, nella chat, scusate, nella seduta lo carichiamo. Non lo so che margini ci sono Io credo, scusate, io non sono un grande esperto, però io credo che siccome stiamo parlando di allegati, e gli allegati li abbiamo già nelle mail, però allegarli alla convocazione di domani, che ci permette di aprirla direttamente e anche farla vedere, io credo che non sia complicato. Però io se No, è no, complicato, no, ci proviamo, infatti, ci proviamo. nel frattempo è arrivato il collega Già Cerullo, il tanto. prossimo collega, quindi facciamo in Ora. questa maniera. Alleghiamo di Massimo. Aspetta, il microfono. Allora, nel frattempo, Eccomi ripeto, Paolo, sì, buongiorno di nuovo. quindi per domani mattina eventualmente trattiamo questo in modo tale che capiamo a chi dobbiamo eventualmente invitare. Abbiamo altro? Io Tu ho che due pensi? informazioni da dare. Prego. Allora, una, intanto vi ricordo che c'era un incontro da fissare con l'assessora Marano. Ho sollecitato la sua segreteria e mi ha detto che l'assessora ancora non ha predisposto alcuna data in tal senso e mi chiedevo cosa fare e quindi come procedere. Un altro punto molto più importante per la commissione è Parco Villa Turrisi. Mi sono sentita con l'architetto Paci del Comune di Palermo, referente del progetto, proprio ieri. Praticamente mi ha riferito che inizialmente Villa Giardini si era detto disponibile per fare diserbo di alcune aree. Siccome non hanno. Buongiorno. Ciao, Buongiorno. Siccome non hanno personale a disposizione, hanno dato l'ok e si sono interfacciati pure loro stessi con l'assessore al decoro e col vice sindaco affinché possano, diciamo, con dei fondi privati propri, far fare i lavori da una ditta esterna. Quindi si stanno attrezzando in questa maniera. Lo No. so, però noi tutto questo cosa avevamo deciso, concordato con i rappresentanti del Parco Turrisi, perché io ho ricevuto una telefonata l'altro giorno della professoressa, come si chiama, Bonmarito, che giustamente mi chiedeva informazioni. Io gli ho detto la mia segreteria sta seguendo la vicenda, noi paesi siamo impegnati, però è giusto che diamo le risposte alle persone, altrimenti la gente si sente abbandonata. Quindi Potremmo noi fare, se vuoi dovevamo. Presidente, potremmo fare una mail alla signora Bonmarito, dottoressa Bonmarito, dove spieghiamo che il comune, l'ufficio competente si sta attivando e che quanto prima faremo un incontro, appena abbiamo notizie certe. Inutile, come dici tu spesso ridendo, parlare del sesso degli angeli, sempre che tu non voglia fare l'incontro a breve. Avevamo previsto di fare un sopralluogo con questi dalla Greenway, no? Non avevamo previsto questo, vi ricordo male. Si era previsto un sopralluogo se Villa Giardini avesse dato l'ok insieme al referente della Greenway e al referente comunale, ma siccome Villa Giardini ha dato forfè, in automatico ora bisogna attendere che l'ufficio preposto, nella figura dell'architetto Paci, possa prendere contatto.
quindi non so se faranno un avviso, un bando, non lo so, in base alla disponibilità economica che hanno. Comunque, se vogliamo dettagli per iscritto sotto questo aspetto, lui mi ha detto fatemi la mail come l'altra volta e io vi rispondo in maniera dettagliata. Quindi prima di fare la mail volevo interfacciarmi con voi, chiaramente. Secondo me facciamo l'email all'ingegnere Paci sulla scorta delle cose che ci siamo detti in occasione dell'incontro con il rappresentante del Parco Tutisi e l'interlocuzione che tu hai avuto. Quindi, come ogni volta tra una cosa e l'altra passano settimane e mesi e poi dimentichiamo che l'abbiamo fatto e non c'è un filo conduttore. A questo punto mandiamo un'email, perché da un lato prendiamo impegni che abbiamo fatto un sopralluogo, nel frattempo sono passati 2 mesi o non so quanto e non abbiamo fatto più nulla. E la gente giustamente fa, ci hanno preso in giro come tutti gli altri e non è cosa mia prendere in giro le persone. Quindi cortesemente, allora prepariamo a questo punto un'email oppure fai prima una telefonata, magari la fai tu stessa alla professoressa Bomarito, ti vedo che mi ha chiamato l'altro giorno e dici: professoressa Bomarito, il presidente oggi l'ho fatto una commissione, mi ha chiesto informazioni, io sto seguendo la vicenda, non abbiamo avuto noi, che abbiamo interrompito questa cosa, quindi al momento opportuno praticamente ci incontreremo e nel frattempo mandi un'email così come hai concordato all'ingegnere Paci. Mi pare che se siamo d'accordo, credo che sia l'iter corretto da fare. Va benissimo, ok. Prima di farlo volevo interfacciarmi con voi perché mi sembrava più giusto, Perfetto. fondamentalmente. Allora, mi pare che Non abbiamo da trovare. Poi abbiamo altro, scusami. ho altro. Io non ho altro. Ok, mi pare che abbiamo. Presidente, posso avere la parola, per favore? Certo, consigliere, prego. Grazie, grazie. Allora, io la settimana scorsa, se non ricordo male, le ho inviato una nota con la quale ho rappresentato la situazione critica, veramente critica, in merito al problema rifiuti nei quartieri CEP, dove c'è la raccolta differenziata di prossimità, e Quirillas, dove praticamente il sistema di raccolta attuale non garantisce a 20.000 cittadini un regolare smaltimento. Conferimento dei rifiuti alla stessa RAP crea disagi, poter operare svuotando i cassonetti in una condizione veramente precaria. Ho chiesto a lei, quanto Presidente della Commissione, la possibilità di convocare di promuovere una seduta con il coinvolgimento dei vertici della RAP e del settore ambiente, nonché dell'assessore Marino o chi per lui, e ho dimenticato di mettere nella nota di coinvolgere anche il presidente della stessa circoscrizione. Se vuole faccio un'integrazione, ma No, penso che quello che sto dicendo verrà scritto a verbale, quindi è comunque ufficiale. Ovviamente siamo per ora impegnati in questa cosa del contratto di servizio, speriamo che si possa risolvere oggi, e spero che prevalga infatti il buon senso da parte di tutti e si possa chiudere oggi per evitare rischi. Ovviamente chiedo alla Commissione di programmare questo incontro dopo l'approvazione del contratto servizio della RAP. Scusate, mi associo a quanto ha richiesto il collega perché ricevo giornalmente lamentele proprio in pieno centro città, via Siracusa e le varie traverse che non passano completamente a raccogliere la differenziata, non spazzano da mesi, mesi e mesi. Cioè, io ho fotografie che sono allucinanti. Parliamo di via Siracusa, via Libertà, parliamo proprio del centro storico. Katia, però sì, però attenzione, rischiamo però di fare un discorso generale e non risolvere nulla. L'audizione che chiedo io è specifica su due quartieri, che secondo me, se noi parliamo in generale, no, facciamo un ragionamento generale, secondo me non quagliamo mai niente. Il discorso era, visto e considerato che trattiamo anche di raccolta, rifiuti, Lo eccetera, eccetera, so, lo perché capisco, lo visualizziamo so, questo lo so. problema. Non so, però poi il discorso si sposta sul fatto generale, non si risolve nulla. Vabbè, fate voi, io. Non lo so, ne fissiamo due, perché dico, si deve programmare questa raccolta differenziata. Si dice, è perfetta, funziona alla grande, ma non è così. No, Semmai possiamo fare, a parte questa cosa che ho chiesto io, possiamo fare degli incontri incontri specifici. periodici con l'azienda partecipata per capire. No, come stanno sviluppando le schede tecniche del nuovo contratto di servizio.
quindi facciamo una riunione periodica dove loro ci fanno il punto della situazione e vediamo in che tipo di suggerimenti noi come commissione possiamo dare per poter migliorare ancora di più i servizi, no Paolo? Sì, e io, scusate, io forse ho capito, allora, premesso delle cose che diceva Katia, io fino a ieri ho dovuto fare una segnalazione che non ritiravano l'organico davanti ad un'attività commerciale di alimenti da più di un mese, e poi finalmente sono intervenuti, però non è possibile che devono intervenire soltanto esclusivamente quando arriva la segnalazione del consigliere. Quindi sono d'accordo che ci sono alcune problematiche da affrontare, ma quello, se siamo d'accordo, possiamo mettere in calendario eventualmente un incontro con l'ingegnere Cuprone e con il direttore della RAP del presidente per la settimana prossima per affrontare la vicenda che riguarda la coppia di differenziata, naturalmente sperando che oggi proseguiamo all'approvazione del contratto di servizio della RAP, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda lei, invece, consigliere Deronia, quello che lei, la richiesta che lei fa invece è fare un incontro sui luoghi oppure praticamente sempre in commissione videoconferenza? No, Presidente, rispetto alla modalità per me non cambia nulla, se lo possiamo fisicamente lo facciamo fisicamente, chiediamo alla ospitalità, all'azienda, lo facciamo là, non è un problema, però l'importante è che la questione si affronti e si risolva definitivamente. Lei la situazione del CEP la conosce benissimo, c'è la raccolta di prossimità, differenza di prossimità, che sostanzialmente ha gli stessi problemi del quartiere Borgo Nuovo, quindi ho occasione di affrontare anche la questione del quartiere Borgo Nuovo. È un peccato, perché stiamo parlando di raccolta differenziata, e se funziona bene potrebbe sicuramente contribuirebbe all'innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, mentre il quartiere Aquilas il problema secondo me è diverso, ma è altrettanto grave. Stiamo parlando di un quartiere di circa 20.000 abitanti dove insiste l'ospedale Cervello, dove ci sono 4 presti scolastici, nonché l'agenzia delle entrate, e per il suo particolare assetto urbanistico e viario non è possibile posizionare altri cassonetti per la raccolta indifferenziata. Infatti ci sono solo 3 postazioni e lei, vi lascio immaginare quanto è grande ogni postazione, costituita da circa 10-12 cassonetti, e quello che succede durante la giornata è impressionante. A volte via Trabucco, che è la strada che porta all'ospedale Cervello, si blocca e neanche le ambulanze possono passare. Poi l'altra postazione è vicino a una scuola, una strada che è una trazziera, non è una strada, dove vengono conferiti purtroppo la solita cattiva abitudine dei cittadini illecitamente anche i rifiuti ingombranti, e questo trova anche, diciamo, come conseguenza una grande difficoltà da parte degli operatori di RAP nel svuotare i cassonetti. Quindi ci sono stati più incontri con la RAP, anche con Norata, e fu all'inizio quando lui si è insediato, e proprio lui propose allora come soluzione per il quartiere Quirillas lo stesso sistema che è stato adottato a Borgo Molara, dove si fa la raccolta differenziata con un'isola ecologica mobile, e quindi l'eliminazione totale dei cassonetti, quindi meno rischi per la viabilità, meno congestione del traffico, meno puzza, diciamo dal punto di vista estetico anche comunque, meno possibilità di conferire abusivamente, quindi è un servizio più efficiente. Credo che sia nell'interesse dell'azienda e dell'amministrazione comunale poter garantire un regolare conferimento, perché ho sempre ricordato all'azienda ma anche all'amministrazione che il regolamento prevede per chi ha i cassonetti che distano più di un chilometro poter chiedere un abbattimento, e non è un abbattimento indifferente della Tari. Se qua dovesse comunque nascere una class action, io dico che rischierebbe di fare male sia alla RAP che al Comune di Palermo, quindi vorrei evitare che questo accadesse, soprattutto per garantire un servizio migliore. Sì, perfetto. Io però ritorno a fare la domanda. Dobbiamo farla sui luoghi o la facciamo in videoconferenza, e quindi a questo punto... Paolo, allora io io non credo che sia necessario, perché l'azienda conosce perfettamente la situazione. Pensavo che tu parlassi di farlo a distanza oppure ci vediamo fisicamente. A questo ho risposto che per me non cambia nulla. Certo, se
possiamo farla in azienda, se l'azienda ritiene che comunque ci possono essere condizioni per fare una riunione mantenendo le distanze, non sarebbe male. Da tempo che non andiamo in azienda. E allora facciamo una cosa, segreteria, proviamo a contattare il presidente Norata, gli chiediamo che vorremmo fare, però facciamo una cosa, finiamo oggi il contratto di servizio, questa cosa la facciamo, certo, la facciamo lunedì. Chiamiamo l'azienda, il presidente Norata, gli chiediamo che vorremmo fare un incontro lì in azienda con lui, alla presenza del direttore, del responsabile della differenziata. Di Cutrone e anche della Calì, perché attualmente c'è la raccolta indifferenziata. I due dirigenti potremmo farle per affrontare l'argomento, la raccolta differenziata nella città di Palermo in generale, senza, e poi anche l'argomento che riguarda la raccolta di prossimità nei quartieri Quillas e Borgo Nuovo. Mi pare di capire che sia... No, la raccolta di differenza di prossimità riguarda solo il quartiere CEP. A Quillas non c'è un sistema di raccolta se non quello che ho spiegato prima. La nota che ho inviato a lei, Presidente, l'ha ricevuta anche il Presidente della RAP, nonché l'assessore Marino. Perfetto. E allora proviamo a fare questo, a provare a fare questo incontro. Se ci volesse dovesse passare Marino, potremmo anche farlo a questo punto a una tranvia. Però decidiamo di chiudere loro la tranvia o direttamente alla RAP a Piazza Cairoli, dove ci sono veramente le misure anti-Covid naturalmente attivate. Approfitto inoltre per chiudere la partita che avevo già mandato un messaggio alla signora Gnocco, ho parlato sia col vice sindaco che con l'assessore Marino, chiedendogli di organizzare una passeggiata in Costa Sud. Passeggiata per modo di dire, ma in realtà la mia idea è quella di chiedere all'AMAT la possibilità di avere un pulmino, anche questo della scuola bus, quello piccolino, e darci un appuntamento che potrebbe essere il Piazza Sant'Erasmo, e da lì muoverci con un unico mezzo, diciamo, lungo la via Messina Marina, per verificare tutti i disservizi che ci sono, soprattutto adesso che è arrivata la bella stagione. Io fino a stamattina ho incontrato i rappresentanti della Reset che stanno lavorando al porticciolo della bandita, e ho evidenziato a loro che possono fare un ottimo lavoro in un determinato momento con un grande dispendio di energie, di soldi, eccetera, ma se poi lungo la piazza della strada, dove la gente passa in continuazione e quindi non vede quello che c'è sotto, ma vede quello che c'è sopra, vede soltanto delle cose che non funzionano. E allora anche lo svuotamento del cestino gettacarte, la potatura o il diserbo lungo la rivestina, eccetera, questo comporta il fatto che naturalmente la gente può vedere le cose negative e mai le cose positive. E ho avuto da parte loro la massima disponibilità, e quindi la mia idea, e quindi la rilancio, è quella di provare a chiedere innanzitutto all'AMAT la disponibilità di avere uno di questi mezzi, se c'è la disponibilità, se non c'è la facciamo con le nostre macchine, con i nostri mezzi, e dopodiché concordare col vice sindaco una data, perché mi ha detto ci concordiamo, dice sono disponibilissimo a questo incontro, quindi oltre il vice sindaco e l'assessore Marino io ci metterei anche l'assessore Catania, perché lì abbiamo un'altra problematica che riguarda diciamo le piste ciclabili. Ci aggiungerei a questo punto il presidente della RAP e il presidente della Reset, più naturalmente i dirigenti di Villa Giardini, quindi Musacchia, che poi delegherà chi decide lui, anche perché Musacchia, come sapete, è in ferie e a breve ormai diciamo è quasi in pensione, e poi il Musacchia nella doppia veste di Coime e di Villa Giardini. E poi aggiungerei anche il comandante della Polizia Municipale per quanto riguarda gli abusivi che operano lungo la via Messina Marina. Quindi questa era in linea di massima la mia idea, quindi concordiamo una data con il vice sindaco, quindi con la sua segreteria, e dopodiché avviamo, compatibilmente anche ai problemi della Commissione, questa passeggiata in Costa Sud. Un'altra cosa che metterei in programma è la vicenda che riguarda, quindi vorrei invitare l'architetto Satta e anche naturalmente l'assessore Catania, l'assessore Marino e forse anche l'assessore Prestigiacomo, per quanto riguarda tutto l'iter che sta seguendo l'architetto Satta. Mi riferisco a Baccarello, per esempio, dove c'era un mezzo impegno che probabilmente entro metà giugno
iniziavano i lavori, ma per le notizie che ho praticamente ancora i lavori non sono iniziati e oggi siamo al primo di luglio, quindi noi rischiamo che questa passerella sarà completata a fine estate e dopodiché arriverà la prima maneggiata e abbiamo buttato al vento 60.000 euro. E quindi capire a che punto siamo. L'altra volta Le abbiamo fatte noi le passerelle, ogni volta che ci siamo andati. bravo, bravo, praticamente questa cosa è una di quelle cose che veramente mi angoscia, perché sembra fatta apposta. Dico, la passerella con il porticciolo e la bandita sono due cose che veramente è diciamo, la vergogna di questa amministrazione comunale. Ecco, se poi magari non è la vergogna dell'amministrazione comunale, ma la vergogna in generale delle aziende che operano nel nostro territorio, perché quello del porticciolo e la bandita è una cosa veramente di cui sono amareggiato. Abbiamo stanziato i soldi in consiglio comunale in un bilancio, credo, di 5 anni fa o addirittura 6 anni fa. Non siamo riusciti ad oggi ad appaltare questi lavori e siamo ancora fermi con la gente che dice, come sempre, giustamente, l'amministrazione non serve. Quindi io vorrei provare a fare un excursus con l'architetto Sarta, che sia la passerella di Barcarello, che sia il porticciolo alla bandita, che siano anche il progetto finanziato per 5 milioni e 6 del Primoreto. L'altro progetto che è stato presentato della Foce, che è stato già presentato, e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, e poi ci aggiungerei anche il Parco Libero Grassi. Come voi sapete, il 29 agosto è la ricorrenza della morte di Libero Grassi e la figlia, con i rappresentanti delle associazioni, stanno organizzando un evento lì al parco. Sarebbe carino, naturalmente, che per quella data cercare un attimo di capire realmente a che punto siamo, perché mettere anche nelle condizioni tutti noi di poter dire qualcosa rispetto a chi ha rimesso la vita in una città dove purtroppo il racket e la mafia la continua a fare la padrona. Quindi questa è un'altra di quelle cose che vorrei che mettessimo in calendario. Collega Giaconia, lei prima non c'era, come non c'era il mio collega Ficarra. E sono arrivati due atti deliberativi, anche questo ho detto di domani mattina affrontiamo l'argomento e proviamo un attimo a capire i soggetti, perché sono due atti a cui bisogna dare parere urgente e di conseguenza vorrei poi capire chi dobbiamo invitare e come dobbiamo proseguire. Mi pare che di altro impellente non c'è, come diciamo, programmazione della commissione. A questo punto chiederei alla segreteria se siamo pronti di leggere i verbali, così procediamo all'approvazione e così chiudiamo il mese con tutto approvato. Prego. Allora, sono pronta per leggervi il verbale, quello del giorno 26, ok? Posso? Prego. Sì. Certo. Allora, l'anno 2020, il giorno 26 del mese di giugno, la Commissione si riunisce in forma completamente a distanza, ai sensi di legge, eccetera, eccetera. Alle ore 8 nessun consigliere è presente, si rinvia in seconda convocazione. Alle ore 9.04, oltre al presidente Caracau, si sono presenti i consiglieri Giaconia e Amella. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante albanese e dai componenti della segreteria, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG, incontro con gli assessori di competenza, dirigente degli uffici, comunicazione del presidente e programmazione lavori, vari ed eventuali. In ordine al primo punto, invitati in videoconferenza il ragioniere generale Basile e l'assessore Mattina per chiarimenti su PUC e beni comuni. Alle ore 10, videoconferenza con il dottore Rosano e l'ingegnere Manetta per chiarimenti su cantieri di servizio e ville storiche di Palermo. Alle 9.10 si collega in videoconferenza la consigliera Meli. Il presidente ringrazia l'assessore Mattina per essere intervenuto e chiede notizie sui progetti PUC. L'assessore Mattina interviene illustrando la situazione attuale. Le persone che saranno coinvolte nell'iniziativa si aggirano intorno a 12.500, tutte provenienti da famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza. Il Comune di Palermo impiegherà i percettori del reddito di cittadinanza in attività utili alla collettività. I PUC, i progetti utili alla collettività, erano stati già definiti a febbraio, ma sono stati bloccati dal Ministero del Lavoro per l'emergenza coronavirus. Tutte le spese attive dall'assicurazione sul lavoro e buoni pasto saranno finanziate grazie al Fondo di contrasto alla povertà nazionale. Per Palermo, lo stanziamento del fondo prevede una cifra di circa 7 milioni di euro.
Saranno impiegati per la gestione dei mercatini, gestione musei, spazi culturali, gestione aree verdi, gestioni spiagge, interventi straordinari di pulizia leggera di alcune aree della città. Attualmente è impossibile intervenire sino al 31 luglio, come per tutti i comuni d'Italia, poiché manca il personale comunale ancora in lavoro agile per organizzare la direzione, i controlli, acquisto materiali, assicurazione, eccetera, relativa al coordinamento degli stessi, ed è impossibile farli partire tutti insieme. I PUC sono una risorsa necessaria e strategica, l'attenzione da parte dell'amministrazione è altissima. L'assessore riferisce che sono pervenuti progetti da parte del SUAP, delle attività sociali, del verde e ambiente urbano e della pubblica istruzione. Il presidente chiede se dalla cultura sono stati presentati progetti. L'assessore informa che attualmente non ve ne sono, ma che anche il sindaco ha sollecitato con urgenza i capiari, il RUP e gli assessori per attivarsi in tal senso. Prende la parola il consigliere Giaconia per chiedere se i progetti PUC e i percettori di reddito di cittadinanza avranno una finalità di inserimento nel mondo del lavoro. La consigliera Meli ne sollecita l'avvio e riferisce tut di tutta la gente che sollecita l'avvio dei PUC in quanto vuole rendersi utile e, nel senti e non sentirsi in difetto nel percepire un reddito di cittadinanza senza prestare nessuna opera per la collettività. La consigliera Meli interviene per confermare quanto detto dalla consigliera Meli e ne sottolinea l'importanza dei progetti PUC insieme al reddito di cittadinanza che danno respiro all'emergenza economica causata dall'emergenza Covid-19 e auspica che il limite del 30 luglio non si protragga al 30 settembre. L'assessore risponde che i PUC sono attività di pubblica utilità e non un inserimento nel mondo del lavoro, ma un potenziamento come il reddito di cittadinanza per la povertà della nostra città e non si deve incentivare nessun tipo di precariato, sono un servizio di sostegno. Alle 9:45 si collega in videoconferenza il consigliere Ficarra. Il presidente ringrazia e saluta l'assessore Mattina per essere intervenuto e dà il benvenuto al ragioniere generale, dottore Basile, collegatosi in videoconferenza, è invitato per chiarimenti su contratto di servizio alla RAP. Il presidente prende la parola per informare che la linea della commissione è quella di chiedere lo stralcio al piano industriale 2019-2021 all'atto deliberativo e ritiene che ciò superi tutte le perplessità espresse dal ragioniere generale nella prima e nella seconda relazione. Il ragioniere generale spiega che il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare un atto fondamentale poiché l'amministrazione decide di svolgere per altri 15 anni la gestione dei rifiuti attraverso una partecipata e quindi è una decisione strutturale che va ponderata. L'atto si deve ritenere un atto dovuto e l'affidamento in house è una scelta obbligata, dato che tra 4 giorni scade la proroga, la seconda proroga. Il ragioniere generale lamenta che le società partecipate non hanno obiettivi specifici. Infatti, la Corte dei Conti ha già chiesto chiarimenti sugli obiettivi del 2018 ed evidenzia sul controllo analogo di discrasie tra budget e piano industriale. Continua ad argomentare e si rimanda alla registrazione. Il presidente saluta infine il ragioniere generale e dà il benvenuto all'ingegnere Manetta, all'architetto e al dottore Rosano, collegatosi contestualmente in videoconferenza. Il presidente anticipa che è arrivato il decreto della regione siciliana che finanzierà il numero 22 progetti dei cantieri di servizio e dà la parola all'ingegnere Manetta che illustra l'iter procedurale da attivare. Si dovrà procedere ai bandi di gara per mettere operativo il personale aderente ai progetti medesimi che dovranno essere attivati entro 60 giorni. Si potrà forse chiedere una proroga, ma comunque i finanziamenti dovranno essere erogati entro il 31-12-2020. L'ingegnere analizza le eventuali discrepanze che potrebbero insorgere nell'espletamento. I consiglieri Amelle e Giaconia intervengono per chiarimenti e in ultimo il presidente. E in ultimo il presidente e l'ingegnere Manetta risponde alle domande esaustivamente. Si rimanda il dettaglio della conversazione alla registrazione. Il presidente ringrazia e saluta l'ingegnere Manetta e passa la parola all'agronomo dottore Rosano.
per affrontare l'argomento dei giardini storici in totale abbandono, nello specifico il giardino inglese e Villa Giulia, tra l'altro attenzionati dal FAI, candidati nel bando dei luoghi del cuore. Il Presidente elenca tutti gli interventi richiesti scaturiti dai sopralluoghi effettuati dalla Commissione. Alle 10.45 esce la consigliera Meli, alle 10.55 esce il consigliere Ficar. Il dottore Rosano risponde dettagliatamente, punto per punto, elencando tutte le criticità, affrontando i vari problemi e le varie carenze in tutti i settori. Suggerisce un coordinamento con il COIM, la RAP, la MG, le opere pubbliche e la sovrintendenza regionale. Argomenta ampiamente tutti gli interventi che dovrebbero essere effettuati e si rimanda alla registrazione. Alle ore 12 esce la consigliera Mella. Intanto il Presidente ringrazia e congeda l'ingegnere Manetta e il dottore Rosano. Il consigliere Giaconia suggerisce di procedere all'analisi delle schede per il contratto di servizio RAP, si analizzano alcune schede e si procede alla stesura degli emendamenti. Alle 12.39 il Presidente chiude la seduta, rinviando la lettura e l'approvazione del presente verbale alla prima seduta utile. E questo è il primo. Perfetto. Va bene? Lei ci sono... Per me va bene. Va bene? Sì. Paolo, per me va bene, Paolo. Allora, si approva l'unanimità. L'unanimità è presente. Perfetto. Allora, andiamo al verbale del 36, che sarebbe quello di ieri. Allora, l'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno, la Commissione si riunisce completamente a distanza, ai sensi di legge, in videoconferenza, eccetera. Alle ore 8. Nessun consigliere presente, si rinvia in seconda convocazione. Alle ore 9.03, oltre al Presidente Caracao, si sono presenti i consiglieri Giaconia, Meli e Amella. Il Presidente assistito dalla segretaria verbalizzante, eccetera, e la segreteria e delle componenti della segreteria, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG, analisi proposta di delibera avente per oggetto piano industriale società RAP SPA, affidamento servizi igiene ambiente, relativa disciplina contrattuale, approvazione AREG 94.001 del 2020, vari ed eventuali. In ordine al primo punto si procede alla lettura delle varie schede tecniche allegate al contratto di servizio RAP del piano industriale. Si apre una discussione tra i consiglieri presenti, i quali decidono di apportare alcune modifiche agli emendamenti stilati nei giorni scorsi ed in particolare quelli riferiti al numero 18 e 21. Alle ore 9.14 si collega in videoconferenza il consigliere Ficarra, alle ore 9.15 esce la consigliera Meli. Si continua con la modifica degli emendamenti numero 22, 24, 25 e 29. La segreteria apporta le dovute correzioni e darà seguito all'iter amministrativo previsto. Alle ore 12.02 esce la consigliera Mella. Alle ore 12.02 si collega in videoconferenza la consigliera Meli. Si mette ai voti l'atto deliberativo in discussione con numero 32 emendamenti. Il Presidente Caracao si chiede ai consiglieri presenti di esprimere parere. Votano favorevolmente, oltre al Presidente, anche i consiglieri Giaconia, Meli e Ficarra. Pertanto la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti. Alle 10.05 il Presidente chiude la seduta, rinviando la lettura e l'approvazione del presente verbale alla prima seduta utile. Scusami, finito. Angela scusami. La parte prima del voto, volevo un attimo capire, sulla collega Amella è uscita prima di votare? Allora, sì, allora, infatti, prima di votare, alle 10, ho precisato questo, alle ore 10.02 esce la consigliera Amella, alle ore 10.02 si collega in videoconferenza la consigliera Amelli, che entra. Quindi esce la Mella e entra la Meli, così c'è il numero e comunque votano Giaconia, Meli e Ficarra. Una cortesia, siccome io ho detto prima che uscisse la Mella e prima che entrasse la signora, la collega Meli, praticamente che mettevamo ai voti il parere, io ho capito. Per quanto mette i voti alle 10.01, alle 10.02, sì, ho capito. Il parere, e contemporaneamente esce la consigliera Mella ed entra la consigliera Meli. Ah, vabbè, ma ok. Io ho detto che votavamo. Sì, si mette, ok. Lo metto sotto, va bene. Dico, ma comunque è approvato? Sì, penso di sì. Per me va bene, Paolo. Per me pure. Allora, all'unanimità. Anche per me. Perfetto, ok. Io ho finito. Allora, leggiamo il verbale di oggi.
No, aspetta, non abbiamo più niente. Scusate, una domanda, perché io purtroppo da stamattina non guardo la posta, ma sono arrivati i pareri agli emendamenti che noi abbiamo fatto? Consigliere Giacomo, voi l'avete ricevuto a livello personale? Io non ho visto la posta oggi. Credo sì, di no. Sì, sono arrivati i nuovi emendamenti del Movimento 5 Stelle. E i nostri? I nostri non li ho visti. Paolo, io la posta davanti non li trovo, non c'è, non, solo questi di, che diceva Massimo. Vabbè, è strano però, scusate, abbiamo i pareri agli emendamenti, non dovevamo riceverli? No, vabbè. Possiamo provare a chiamare più tardi, appena chiudiamo in presidenza, per capire... Allora, io la mail che ho ricevuto... è emendamenti dal numero 32 al 40, ma senza pareri però. Ah. Boh, vabbè. Non so che dire. Vabbè, niente, se vabbè, non c'è bisogno, allora poi adesso ci informeremo a livello personale. Va bene, se non abbiamo altro da aggiungere, avete altre comunicazioni dalla segreteria? No? No. No, perfetto. Allora procediamo all'approvazione del verbale di oggi, così chiudiamo la seduta. Ok, allora, con lettura. Allora, l'anno 2020, il giorno 1 del mese di luglio, giusta convocazione 312 del 30 giugno, la commissione, nel rispetto delle disposizioni, eccetera, si riunisce. Alle ore 8 non risulta presente alcun consigliere, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:11, oltre al presidente Caracau, è presente il consigliere Meli. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante con lui e dalle segretarie supplenti, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ordine del giorno, comunicazione del presidente e programmazione dei lavori della commissione, lettura e approvazione verbali. In ordine al primo punto all'ordine del giorno, la segretaria Gnoffo fa presente che sono pervenute due proposte di deliberazione sulle quali dare parere con carattere di urgenza e il presidente è a disposizione di mettere in programma per domani lo studio delle stesse. Alle ore 9:13 entra il consigliere Giaconia. Prosegue la segretaria Scafidi che dà notizie sullo stato delle attività svolte relativamente all'incontro da programmare con l'assessora Marano e sulla tematica del Parco Turchisi. Alle 9:14 entra il consigliere Ficarra. Il presidente dà indicazione di interloquire formalmente con l'ingegnere Paci sulla tematica del Parco Turchisi e di contattare telefonicamente la dottoressa Bonmarito per informarla sullo stato delle attività svolte dalla commissione in merito alla stessa tematica. Interviene il consigliere Giaconia che fa riferimento a una nota inviata al presidente nella quale rappresenta la criticità della situazione dell'espletamento dei servizi di raccolta rifiuti in zone CEP e Cruillas e sull'opportunità di promuovere un incontro in merito con l'assessorato competente con i vertici dell'azienda e il presidente della circoscrizione. La consigliera Meri si associa a quanto richiesto dal consigliere Giaconia che fa riferimento alla problematica della raccolta differenziata in centro città. Il presidente dà indicazione di mettere in calendario per la settimana prossima un incontro con il dottore Putrone, il direttore della RAP e il presidente della RAP per affrontare la problematica della raccolta differenziata in centro, mentre per quanto riguarda il tema della raccolta di prossimità nei quartieri CEP e Cruillas, oppure la raccolta in genere, visto che in uno dei due... Scusami Giussi, raccolta di prossimità riguarda solo il CEP. E infatti stavo dicendo a questo punto diciamo della raccolta in generale, della raccolta di rifiuti nei quartieri. Va bene. In generale, tanto ci siamo capiti, i rifiuti nei quartieri CEP e Cruillas dà indicazione di programmare un incontro con il presidente Norata e con i dirigenti dell'azienda per affrontare il tema della differenziata in generale di quella nei quartieri CEP, della raccolta dei quartieri CEP e Cruillas. Incontro da programmare o in azienda o in assessorato ambiente. Ok? Il presidente inoltre dà indicazione di programmare un sopralluogo nella costa sud, unitamente ai rappresentanti dell'AMAP e della RESET per affrontare problematiche della zona nel periodo estivo. Da disposizione di programmare di fare intervenire il predetto incontro il vice sindaco, l'assessore Marino, l'assessore Catani, il presidente della RESET, il capo area del Verde e Coime, nonché il comandante della polizia municipale.
Chiede inoltre di programmare un incontro con l'ingegnere, l'architetto Sarta, l'assessore Catania, l'assessore Marino, l'assessore Prestigiacomo sulla questione della passerella di Barcarello, per il porticciolo della Bandita, per il Fiume Rete e il Parco Libero Grassi. Ok, ho capito bene? Presidente Caracausi, ho capito bene sulla programmazione di questi incontri con l'architetto Sarta e gli assessori Catania, Marino e Prestigiacomo per tutte queste questioni, sia la passeggiata di la passerella di Barcarello, sia il porticciolo della Bandita, sia la questione del progetto del Fiume Rete e del Parco Libero Grassi. Sì, Fiume Rete naturalmente sia quello finanziato che quello che è stato presentato per il recupero della foce. Sono due progetti. Tutto questo vi informo che l'autorità di bacino ha fatto propri i tre progetti che hanno presentato i tecnici delle associazioni per attingere i fondi del FAI. Vabbè, andiamo avanti. Ok, si passa al secondo punto dell'ordine del giorno. La segretaria albanese dà lettura dell'ORPE della seduta del 26 giugno, che viene approvata all'unanimità dei presenti e sarà sottoscritta e pubblicata nei termini previsti. La segretaria albanese prosegue dando lettura del verbale della seduta del 30 giugno, che viene approvata all'unanimità dei presenti e sarà sottoscritta e pubblicata nei termini previsti. Tornando al primo punto all'ordine del giorno, il presidente chiede notizie in merito ai pareri inoltrati nella giornata di ieri e dell'altro ieri in merito alla delibera in discussione in consiglio, e si dà notizia che non sono arrivati pareri in merito agli emendamenti, scusate, notizie in merito agli emendamenti, ai pareri sugli emendamenti presentati sulla delibera. Scusi Giussi, su questo argomento, se lo vuoi mettere, ho appena chiamato il dottore Di Liberti, mi ha comunicato che ancora mancano i pareri da parte degli uffici, almeno in alcuni. Ok, allora mettiamo la notizia. Arriveranno. Ok, perfetto. Infine la segretaria verbalizzante dà lettura del verbale seduta odierna, che viene approvata allora va bene, allora abbiamo finito, se vi va bene così lo approvate. Va bene Giusi, per me va bene. Ok, grazie consigliere. Anche per me Giusi. Saconia, va bene. Presidente, va bene. Va bene. Katia, Katia Meli. Caterina Meli. Vabbè, si mette il problema al microfono. Caterina Meli, consigliera Meli. Mi sa che no, è qua, sì. Presidente, io devo lasciare la seduta. E allora facciamo una cosa, mettiamo che la collega Meli... La mettiamo in uscita, ok. In uscita qualche minuto prima e ha approvato la metà dei presenti, Caracausi, Giacomia e Picarra. Perfetto, okay. La seduta è chiusa, stacchiamo la registrazione, grazie e buona giornata a tutti. Paolo. Grazie. Paolo. Paolo qui sono. Ciao Paolo. Ecco. Allora, perfetto. Allora siamo tutti e quattro, quindi Katia va bene anche per te il verbale? Sì, va bene, la provo. Perfetto. Provo. Ok, perfetto. Stacchiamo la situazione, sono le 9:54. Ok. La stacco io la